tornato il caldo dirompente, come forse dirompente sarà il prossimo ciclo di Bitcoin dei mercati delle cripto che dovrebbe iniziare tra pochissimo tempo. Tra pochissimo tempo perché nelle mie analisi della scorsa settimana e anche nelle precedenti aspettavo una chiusura ciclica durante la decade di giugno, quindi intorno alla data del 10. Oggi effettivamente è 10 e esattamente in questo istante Bitcoin sta tentando la ripartenza dei mercati. Sembra quasi un orologio svizzero. Devo dire la verità, l'analisi ciclica mi sta dando una grande mano, ragazzi, e mi stupisce sempre di più su questo mercato perché è la migliore analisi attualmente funzionante sul mercato cripto in termini di previsione del timing, che poi è quello che in effetti ci interessa nella stragrande maggioranza dei casi. Tra le altre cose, tutto il mercato cripto è sincronizzato a questi cicli di Bitcoin, perciò in sostanza queste ripartenze toccano anche il mercato delle altcoin, Ethereum, BNB e altre cripto. Oggi facciamo l'analisi del mercato per vedere che cosa sta succedendo in questo momento da un punto di vista analisi ciclica. Aspettavamo la close verso il 10, quindi in questi giorni effettivamente sta avvenendo questo, e quindi la ripartenza immediata dei mercati. Ma ci sono degli ostacoli davanti che Bitcoin deve superare se vuole riprendere a crescere ulteriormente oltre la resistenza, che è divenuta adesso una resistenza imponente a 9.000 dollari. Ce la farà, non ce la farà? Questo non lo sappiamo chiaramente, ragazzi, perché le previsioni relative ai cicli non ci danno riferimento sui massimi che il mercato può raggiungere, ma ci danno riferimenti sulle fasi di debolezza dei mercati e poi ovviamente dalla debolezza anche le fasi di ripresa. Perciò facciamo il punto della situazione, usiamo un'analisi tecnica per capire quello che sta succedendo e quali sono i livelli che si possono utilizzare. In Trading On Academy abbiamo utilizzato tre trading system in questo momento per gestire questa fase. Ne abbiamo uno che ha approvato l'ingresso ieri, ma è uscito. Poi un altro che è entrato perfettamente invece poco fa in ingresso long, e poi c'è quello di lungo periodo che entrerà solo e unicamente alla rottura della super resistenza a 9.000. Quindi quello, diciamo, fa un trading di natura più ampia, quindi mensile. Andiamo però a vedere sui grafici, vi indicherò i livelli. Vediamo oggi Bitcoin, Ethereum, BNB, perché me l'avevo promesso. Facciamo il punto della situazione e poi facciamo le conclusioni con i miei pensieri personali. Prima di andare sui grafici, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere i mi piace su questo video. Però, ragazzi, quello che vorrei di più sono i vostri commenti, perché durante questo dibattito nei commenti dei miei video riusciamo a chiarire molti molti argomenti, e soprattutto si fa anche un po' di formazione, che è una formazione free, perché avviene nei commenti di YouTube, ragazzi, e non fa mai male. Quindi scrivetemi quello che pensate, ad esempio che cosa state facendo, quali sono le vostre operazioni e come cercate di entrare magari in questo mercato se fate trading anche intraday. Scrivetelo nei commenti. Eccoci sul grafico Bitcoin. Guardate che bello questo grafico, l'ho modificato leggermente per quello che riguardano alcuni indicatori di analisi tecnica. Volevo puntare l'attenzione in questa fase su l'indicatore LRSI, che come sapete è uno dei miei indicatori preferiti, lo utilizzo tantissimo. Perché, ragazzi, perché l'RSI è un indicatore ciclico, ma non mi perdo qui in questa analisi perché è un'analisi di natura matematica, quindi non vi tedio con queste cose perché è veramente pesante. Però nell'utilizzo dell'RSI, come ho spiegato decine di volte, ragazzi, l'RSI non va considerato come un indicatore di per comprato e per venduto nelle fasi di trading che riguardano i lunghi trend, ma deve essere considerato in ipercomprato e ipervenduto nelle fasi di barra di congestione. Quindi in questa fase io non lo considero come ipercomprato e ipervenduto, perché non credo che il mercato abbia una barra di congestione, ma un trend delineato. Quello che mi interessava sull'RSI è che non scendesse molto. E ne abbiamo dibattuto sempre in Academy, ragazzi, con altri iscritti, per cui l'idea generale era che non scendesse qui, perché se scendeva qui la debolezza in effetti
sarebbe stata abbastanza rilevante. Questo non è positivo per il mercato. Lo so che magari parlando così vi sposto un po' le vostre informazioni relative all'utilizzo dell'SAI. Open your mind, lo dico sempre, ragazzi. Lo so, io faccio diciamo un po' la formazione, quella giusta relativamente al trading e non quello che magari spesso è commerciale. Perciò vi dico le cose come stanno. L'RSI, se scendeva qui, era un po' pericolosetto, ma se mi rimane in questa fase qui e soprattutto rompe questa trend line e se ne va qui su, quindi ricomincia a fare un trend che magari me lo riporta in iper comprato, è positivo. L'ho detto, iper comprato, positivo. Ok, torniamo a noi, andiamo a vedere invece l'analisi ciclica. Intanto tolgo tutto questo marasma qui. Qual è l'analisi in questione che dobbiamo guardare? Intanto la fase ciclica di scadenza, prima attesa della decade di giugno. Lo scrivo, non so da quanti grafici, che da quante analisi grafiche che vi pubblico questo, quindi questa fase qui, ragazzi, ok? Questa fase qui. Poi era la scadenza intorno all'11-10, insomma, la prima decade sta qua dentro. Questa è la fase di debolezza che avete visto, una fase congeniale alla close ciclica, anche un po' più ampia di quella che effettivamente mi aspettavo e che ci pone degli interrogativi che dobbiamo svelare in questo video. Intanto, quando possiamo indicare questa fase ciclica conclusa? Quando lo possiamo indicare? Intanto vi cambio questa e mettiamo un bel azzurrino. Quando lo possiamo indicare, ragazzi? Quando il mercato farà dei livelli importanti di rialzo sopra intanto gli 8.000 dollari, ma ci siamo quasi, ragazzi, perché siamo a 7.9, ma insomma l'ha quasi toccati poco fa. Ma poi quello che mi interessa è questo livello, ragazzi, questo livello, cioè gli 8.150, 8.200, ok? Quindi se il mercato se ne va in close daily oggi o domani, sarebbe meglio in realtà oggi, ragazzi, per una serie di motivi, e se ne va qui dentro, allora probabilmente è iniziato un nuovo ciclo con diciamo una grande probabilità. Poi cosa farà questo ciclo? Perché il problema è sempre quello, dice ok, è iniziato un nuovo ciclo, ma poi dove andiamo? Beh, quello lo sa nessuno. Allora, intanto questa è la trend line che dobbiamo monitorare, ok? La rottura di questa trend line coincide con la rottura degli 8200, mi metto qui una scritta, quindi 8200 in questo momento in close daily. È lo spartiacque che dobbiamo considerare se vogliamo vedere un ciclo di ripartenza. Ok? Dopodiché andiamoci a chiedere che cosa può fare Bitcoin, quali sono i livelli di resistenza che ha di fronte. Il primo lo vedete qui, 8.500, che era la resistenza madre di prima, di qualche tempo fa, l'abbiamo indicata più volte. Il mercato ha fatto delle cose un po' particolari, qui vedete, ha fatto questa zona di rottura della resistenza a 8.500, che è stata un bellissimo fake, tra virgolette, ragazzi, però, perché in realtà la rottura è avvenuta, però poi andavamo in close ciclica, quindi in sostanza il mercato si è semplicemente riposato. Ora, se si riporta facilmente al di sopra degli 8.500, se ne va qui, allora non è cambiato nulla. Questa rottura rimane una rottura confermata degli 8.500. Il primo livello quindi di resistenza resta questo, 8.500, ma poi il secondo è quello che darà il là magari ad una fase rialzista che porterebbe Bitcoin sul secondo target di medio periodo. Ne ho parlato anche nel video di venerdì. È questa resistenza qui, 9.000, ragazzi, è 100, deve rompere questa qui, deve rompere 9.100, salirci su, close sicuramente daily e andare qui in mezzo, insomma, ok? Questo è un altro livello importantissimo. Dopodiché però, ragazzi, come vi ho spiegato nel video di venerdì, chi non l'avesse visto, vedetelo. Cosa succede? Succede che il mercato incontra delle forti fasi di resistenza che sono tra i 10.000 e i 13.000 più o meno, quindi un'oscillazione in quella fascia di prezzo. E qui ritorniamo al mio video di venerdì, non mi ripeto, vedetelo, perché semplicemente potrebbe non avere tutta questa questo slancio. Poi i mercati cripto ci hanno abituato, ragazzi, a fasi di volatilità super top, per cui tutto è possibile, però è inutile che lo diciamo oggi, andiamo a vedere quello che succede e poi vediamo. Quindi ripartenza ciclica solo sopra gli 8.200,
prima resistenza 8.500, ma secondo me non dovrebbe fare tanto attrito. Quella più forte resta invece questa fase qui, ok? Quella dei 9.100. Se lo fa, se il mercato se ne va qui, avremo sicuramente una nuova ripartenza ciclica, poi vedremo cosa succederà perché poi ci sarà l'altra close ciclica fra un mesetto circa, ma lo studieremo più in là col tempo. Ma se riesce, poi dovremo capire quanta forza ha oggi, domani, più forte è, meglio è, cioè se già domani siamo sopra gli 8,5, yeah! Ok, andiamo a vedere invece Ethereum che comunque rispecchia alla perfezione questa analisi ciclica. Vedete, vi avevo qui rovesciato tutto uguale per quanto riguarda Ethereum, comprese le mie X-Men qui, le mie analisi di fasi. Allora, Ethereum, ripartenza ciclica, quando avviene? Sopra questo massimo, quindi 200. 60 per quanto riguarda Ethereum, 255, indichiamolo così, in close daily, sempre ragazzi, ok? Se fa su 255 i close daily, Ethereum un nuovo ciclo anche per lui. Qual era l'esistenza di Ethereum? Immediata, questa qui, quindi i 280, l'ultima, deve andare qui, ok? Se questo ciclo è forte come i precedenti, probabilmente ci riuscirà, salirà qui e poi magari vedremo se farà una close ciclica di questo tipo. Non mi ripeto sulle fasi cicliche di Ethereum perché sono identiche, ragazzi, a Bitcoin. Anzi, Ethereum un po' meglio perché dipinge meglio i cicli, è un po' più lineare, un po' più pulito di Bitcoin. È un'ottima criptovaluta se si vuole fare trading per una serie di motivi. Molto bella, molto lineare, molto, diciamo, gestibile nelle fasi di trading. Quali sono invece le fasi di supporto? Questo che vedete qui, 255 e poi 210. Ma se rompe, ragazzi, questo livello entro oggi, domani, allora ok, siamo ancora nella cross ciclica di giugno. Se invece sale e poi va giù, attenzione perché indica un ciclo ribassista e dovremmo ripensare tutto quanto da capo. Andiamo invece al BNB, vediamo qui quello che era un grafico un po' scarabocchiato, adesso lo puliamo subito perché diciamo, mi piacciono i grafici così, diciamo, elaborati, così sporchi, sapete che io sono un minimalista del trading per evitare la confusione. E questo è quello che ci attendavamo anche qui. Allora, tolgo intanto queste analisi qui e vi faccio capire quello che intendevo. Questa è la famosa retta dove doveva avvicinarsi il trend per una salita un po' più consistente. Ne ho dibattuto con qualcuno di voi nei commenti dei video di YouTube. Difficile spiegare nei video di YouTube il perché. Una pendenza di un trend eccessiva, ragazzi, non può essere sostenuta nel tempo e soprattutto essendo Binance Coin, una coin legata all'exchange Binance, probabilmente non la vuole Binance neanche, ragazzi. Ok, dovete un po' ragionare al di fuori degli schemi, un po' di pensiero laterale per capire questi concetti. Non sono facilissimi da comprendere. Comunque è quello che è successo. Alla fine il Binance Coin si è avvicinato alla sua pendenza che vi avevo disegnato, che doveva essere più o meno questa linea qui, quindi siamo qui. Ora, che può succedere, cos'è? Intanto la fase ciclica anche su Binance per ripartire ha necessità di avere una close ciclica sopra i 32,5, quindi ve lo metto qui ancora una volta, ok? Per vedere una ripartenza su questa fase ciclica dobbiamo stare al di sopra di questo livello. È fondamentale per quanto riguarda la coin di Binance, ragazzi. Ok? Questa qui. Ok? Dopodiché Binance Coin ha una serie di resistenze, le classiche che vi ho già spiegato quella volta, quindi i 35, i 37, i 40, so perché è una coin che fa massimi su massimi. Non mi ripeto, guardatevi ancora una volta il video. Da un punto di vista di analisi ciclica, i tempi ci sono, quindi deve semplicemente darci la conferma di questo tipo di movimento. Questa è la trend line in questione che dobbiamo tenere monitorata, quindi la rottura deve avvenire qui, diciamo, la coin di Binance deve iniziare a spostarsi in questo punto. Se lo fa, potrebbe essere anche una long di breakout. Attenzione però perché la prima resistenza è molto vicina.
Chiaramente, se entrate qui non è male per il fatto che semplicemente state leggermente anticipando un po' la rottura della resistenza più importante, perché poi qui è un po' rischiosetto, siete troppo avanti. Non mi ripeto con questi concetti strategici di come si fa trading, ragazzi, perché ovviamente quelli riguardano magari corsi di formazione e altre cose, non un video YouTube, ma se lo fate, ricordatevi di proteggervi sempre con lo stop loss. E io non do consigli finanziari, quindi non vi sto dicendo che dovete fare long da qui. La fase ciclica di Binance è esattamente questa, la stessa, ragazzi, uguale a Ethereum, la stessa, uguale a Bitcoin. Cosa farà? Lo scopriremo nei prossimi episodi, perché io vi volevo dire che sono tornato con la maglia di Batman, ok? E quando torno con la maglia di Batman, ragazzi, di solito porta fortuna la maglia di Batman, e quindi ci vedremo nei prossimi episodi con il mio supereroe preferito, perché è quello che ragiona e non ha i superpoteri. Vi ricordate, ho fatto una serie di video simpaticissimi su questa cosa. Va bene, vi ho dato tutti i livelli, vi ho scritto tutte le cose per capire se c'è la ripartenza ciclica. Abbiamo parlato delle coin più importanti del mercato, Bitcoin, Ethereum e Binance, che sta attirando l'attenzione di tutti. Che cosa c'è da dire in più? Il mercato decide sempre dove andare, non siamo noi a deciderlo, noi dobbiamo starci dietro, come facciamo da un sacco di tempo. Abbiamo visto tutte queste fasi ribassiste. Tutti sono quelli che mi seguono sono stati in grado di gestire questa fase di leggera correzione, ma attenzione anche all'immediato futuro, ragazzi, perché il mercato è salito veramente tanto. Vedremo più in là quello che succederà. Questo è un ciclo che probabilmente potrà darci ancora soddisfazione rialzista, ma più passa il tempo, più andiamo incontro a delle fasi cicliche leggermente più corpose, anche in termini di scadenza, che potrebbero dare il via a fasi correttive un po' più impegnative. Finora holding ha avuto maggiore impatto in questi ultimi 5 mesi, più o meno 4 mesi. Probabilmente nel prossimo futuro, fra un paio di mesi, bisognerà essere più trader che holders. Lo vedremo più in là. Ci vediamo in settimana. Ciao!